Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre questo nuovo 8 e quest'oggi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e che appare possibilmente un altro cheater. E abbiamo Spectre. Ciao. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo su DAS2. Attualmente stiamo 0-0 perché siamo nel primo round. Ho dovuto saltare warm up come al solito. Il nostro sospettato è CT. Sì, anche se ha le cose da terra perché vaffanculo. Because why the fuck not, suppongo. E vediamo, il T sta andando verso B. Lui decide ovviamente di fare il backup con Wagon, il suo compagno. Wagon muore male. Morte da Octopus, brutta. Brutta la morte da Octopus e poi muore male anche lui. Fantasticherrimo. Aspetta, adesso andrà verso lunga. C'è Robin che sta arrivando in lunga e non c'è Batman, quindi niente. Niente, anche qua più di 50. Aspettato è riuscito a fare come media in due round di danno 21. Deve essere un fenomeno per fare 21 di... è morto di nuovo. Ma che cazzo è questo? Però gli è salita la media di danno a 28 almeno. Fortissimo. Poi queste flash qua sono proprio le senti che sono da professionista, no? Sono quelle flash... E lui l'ha vista rotolare e ha detto magari dovrei girarmi. Poi si è impappinato contro il muro e ha fatto neh. Tanto sta tenendo... Oh, attenzione, l'headshot in short. Paio di colpi in mid. Sprayare con la Deagle non funziona, sospettato. Io te lo dico, poi vedi te cosa vuoi fare. Però è 100% di HS ratio, eh. Una kill, 4 morti, 100% di HS ratio. Un fenomeno. Si dirige verso short adesso. I terror sono già entrati in B, ma la bomba è dispersa nella zona di B. In realtà non è dispersa, ce l'ha Octopus, che noi sappiamo essere deadly ed essere molto morto in questo momento. Bomba drop in mid. Sospettato ovviamente non ha sentito un cazzo dei call dei compagni che dicevano cazzo sono entrati in B, e gli dà totalmente le spalle. Si piglia un sacco di danni. Però attenzione, Wagon da dietro su Hurricane che lo uccide. 2v3 adesso. 5-0 per i terzi. Che cazzo ha reportato questo? Hanno fatto un timeout, ok. Ed eccoci. Che cazzo l'ha reportato questo? Sta 1-5. I terzi stanno vicino 5-0. Che cazzo l'ha reportato? E perché soprattutto? Perché non è che stia giocando male. Per se. Semplicemente non sta giocando bene. Che tecnicamente vorrebbe dire che sta giocando male, ma con qualche grinza qui e là, dai. Cioè ci sono comunque dei modi peggiori di giocare, onestamente. Lui almeno sta mirando dei punti giusti, non gli entrano i colpi, ma perlomeno ci prova. Tanto si affaccia nel mid il sospettato. Desert Eagle in mano, cerca di ingropparsi Puffin, ma non ci riesce. Puffin gli dà il 2 di picche. E c'è il retake in B. E lui spara a caso nella smoke. Credo che abbia hittato qualcuno. Però era veramente casuale questo nella smoke. Sparato veramente a caso. Già qui si capiva. Prova anche qualche pro wall bang nelle porte che non gli riesce. Taci. Ah! I passi! È stato salvato da una lattuga. Iceberg l'ha salvato. Quello shot sul tizio in fondo posso capirlo, perché comunque era stato spottato più volte, sia dal compagno in tunnel che dal compagno in buco. Molto veloce, lui le uniche due kill che ha fatto sono state HS di Deagle. No? Anche belli. Cioè era fermo in un angolino e sparava. Adesso perché sei fermo? Non toggolare. Non toggolare. Ha toggolato. Boh, dico io. Secondo me ha toggolato. Toggolato più di un togepi. Attenzione, arriva in mid e... No, niente, è morto.
Se è togolato, ha togolato male. Ma proprio male. Ho aspettato ancora con la Desert Eagle. Perché, hey, finora ha fatto due kill sole con la Desert Eagle. Ha detto, è inutile che compro le altre armi. Suppongo. A parte che sta giocando solo di Desert Eagle. Magari è stato reportato per quello. Perché per quanto la Desert Eagle sia un'arma forte, non è esattamente la miglior arma in tutti i round, soprattutto quando vai contro gli AK e gli AWP, diciamo. Attenzione da Short, intanto da buio basso cercano di prenderlo, non riescono a fargli neanche un pelino di danno. Lui esce sparando, prova il prefire, non ci riesce. Lo hitta per 15 con la Desert Eagle, che io non pensavo fosse possibile fare 15 con un proiettile grosso come mia mamma. Però vabbè, smoke tattica. E poi muore male sulla VP. Vabbè. Allora, qui abbiamo solo un piccolo scoglio da vagliare. Ok. Il sospettato stava giocando solo i Desert Eagle, anche quando aveva la K. Giocava solo il Desert Eagle. Ora, questo può consistere in un estremo per griefing? Cioè, questo supera, secondo voi, la linea immaginaria che divide uno che sta facendo il coglione per divertirsi da uno che sta facendo il coglione per perdere? Perché quello è il griefing. Il griefing è giocare per perdere. Un po' come Super Enalotto. Quindi, non ho idea di questo paragone, ma tenetelo lì, mettetelo da parte, ok? Mettetelo realmente da parte. Per me non stava griffando, stava giocando con la Desert Eagle. Oggettivamente le kill che ha fatto le ha fatte di Desert Eagle e non ha fatto niente di stranissimo. Magari i colpi erano un po' strani in alcuni punti, ma oggettivamente faceva un po' cagare quella Desert Eagle, un po' tanto. Quindi a voi il verdetto, signori. Scrivete nei commenti quello che ne pensate. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito. Il mio nome è, come sempre, Quito08. Noi ci vediamo nella prossima puntata di Overwatch. Ciao a tutti. Gioco ai videogame da quando avevo